una sedia? No. È un divano? No. Secondo me è una panca. No, non ci siamo. Non ci siamo. E allora che cos'è? È una seduta? Forse sì, è un attivatore di emozioni. Di no? Relazioni. Di incontro. Anche. Questo è Conessere. È un progetto che nasce 3 anni fa dall'incontro tra me e Vittorio. Utilizzando poche linee forti, minimali, siamo riusciti, mischiando competenze anche di estrazione diversa, a tirar fuori un oggetto che non è solo design, quindi funzionalità e innovazione, ma è un design trappola, dove praticamente dovrebbe attirare l'interlocutore a sedersi, dopodiché questa seduta, questo design passa in secondo piano e il protagonista diventa assolutamente l'individuo. Sicuramente questo tipo di seduta ti costringe per forza a guardarti in faccia. L'idea è proprio quella di attivare un contatto, quello che in qualche modo forse manca oggi, e invece, come dire, riconoscere lo sguardo dell'altro. Lo sguardo di questa donna è lo sguardo che si incontra stando seduti sulla seduta. Si lavora su una prossemica che nella distanza fra gli occhi è al limite fra l'intimo e il privato, cioè siamo nel privato quasi nell'intimo. Se fossimo nell'intimo i due strani non reggerebbero. Questa seduta sollecita un incontro, chiede agli esseri umani di fare una scelta che spesso non viene fatta, quella di alzare lo sguardo dal suolo e soprattutto essere capaci di reggere la sfida dello sguardo dell'altro. I 105 gradi creano questa energia per cui tu senti l'altro senza neanche doverlo toccare. Quindi questa, secondo me, è la condizione importante che anche nel arredo urbano può fare la differenza tra una panchina normale con angolo a 90 gradi e questa seduta che comunque ti invita a un'azione o reazione. Dentro questa idea artistica c'è un grande nucleo di psicologia molto importante, perché proprio, come dire, è costruita e congegnata in modo tale che sollecita a tutti quegli incontri che noi a livello quotidiano cerchiamo di evitare. Dalle parti delle politiche sociali diciamo che il legame è la prima forma di protezione della persona. Se non c'è il legame sociale e la condivisione, non vi può essere nessun tipo di itinerario poi di promozione e sostegno della persona. Poi ha un elemento importante che non ti obbliga, ma ti invita. Dobbiamo ricambiare le regole. Come fare questo lavoro solo con le relazioni? Il design è solo lo spunto per arrivare a un'altra cosa, un migliore e diverso utilizzo di zone urbane per creare socialità, aggregazione e convivialità. La seduta è proprio il simbolo di quello che vogliamo fare, creare veramente fisicamente all'interno delle 5 vie degli spazi della condivisione. Ciao, Pio Francesco. Volevo chiederti, come mai hai sposato questo progetto? A questo progetto mi piace perché secondo me racconta bene la necessità di stare in relazione, di scambiarsi delle idee, delle opinioni e poi trasmette un bel concetto di spazio pubblico, di bene comune, che non è quello gestito dal comune, ma è quello gestito direttamente dai cittadini dal basso. Poi il fatto che sia venuta un'idea di questo tipo a persone che hanno a che fare con l'università, col design, quindi anche col talento, che è più, diciamo, tradizionalmente proprio di questa città, e dall'altra lo mettono a disposizione della volontà di stare in relazione, incrocia varie cose, secondo me, importanti. Sicuramente è una terapia sociale. Ed è una terapia in cui la cosa importante è non c'è guarigione, ma c'è cambiamento. Permette alle persone di cambiare
attraverso l'incontro, quindi attraverso una sorta di ibrido che nasce proprio dal contatto umano. Può essere usata anche in uno spazio di terapia canonica, può essere utilizzata ad esempio durante l'attesa alle poste, può essere utilizzata in un museo, in una sala d'attesa di ospedale. Quello che la caratterizza è che è molto versatile e come tale sa essere comunque rispettosa dell'ambiente che la ospita. È difficile all'inizio, vero? Sì, ti sì, trovo sì, un po' rigidino, io sono qua da qualche minuto, sono molto più rilassato. In soltanza. Ma, È un luogo di partecipazione e di contatto. Sì, sono d'accordo, secondo me è proprio con essere, direi. È con essere.